Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Vionauta, 59esimo episodio di questa serie Est contro Ovest con il nostro amico Andrew. Ciao Andrew, come stai? Ciao ragazzi, tutto bene, sono contentissimo. Questa sera si mangia un chili con carne nel French Mexico perché abbiamo sistemato i ribelli quasi. E oppure una bella fiorentina, visto che mi piacerebbe riuscire a strappare qualche territorio. E tu? E io nulla, tutto, sto facendo il bravo, sì. Perché sì. Non ho molto da fare. Non hai molto da fare, ok. No, qui mi ero perso un più 0,50, più 0,40, più 0,40, cioè sto buttando soldi nei posti sbagliati. Va bene, togliamo la pausa e andiamo avanti. Ok. Ah, 303 Ducati. Fiorenza è caduta proprio adesso. Ok. Quindi Arezzo lasciamo che la prenda l'altro esercito. Ah, quelli verde. Benissimo. Scuro posso alzarli con meno soldi. Ok. Claro. Quindi claro che sì. Non di tantissimo alla fine. Allora, Bohemian I like you. Qua ci danno i... stiamo scherzando. War Reparation. Nulla i trattati. 40. Saranno contenti, dici, ma perché non pensi pure all'economia? Me lo stanno dicendo da 27 puntate, tipo. Lo so. Metti in pausa per la pace sì, con sì. I toscani. Allora, di Arezzo proprio me ne può fregare di meno, quindi... Con questo andiamo ad avere... 12 di... non mi interessa questo 14. Ok, facciamo così, vediamo se funziona. Vediamo. E allora, perfetto, direi che mi piace molto, speriamo bene. Via Toscana, roba che nostra. Napoli prende l'Umbria, Ancona. Arezzo rimane indipendente, così non li ho proprio schiacciati. Cioè, morta la Toscana, no? Sì, la Toscana così. Adesso rimane la Corsica e Sardegna e Arezzo. Che ma il Papa in tutto ciò, gli è rimasto solo Roma, ma ti vuole ancora bene, diciamo. Adesso mi vuole bene il Papa, sì. Gli sto, diciamo così, lisciando il pelo. Io ancora non ho missioni disponibili, allucinante. Questo è interessante. La mia missione è proprio di migliorare le relazioni papali. Vediamo come siamo messi. No, mi odia! Ah, perché adesso... sì, dopo questo giochino che ho tirato, adesso mi odia. Portoghese Australia è nata, L'Australia portoghese è tra noi. Che culo. L'Austria mi ha chiesto di nuovo i trade, ma questi sono di coccio. Non ho parole. Dai, farò un po' di dry dock, come cacchio si chiamano. No, hanno dichiarato quella Venezia. Ma la volevo io Venezia. Vabbè. Tu vuoi tutto. Sì. Sembri come quei bambini, sì. È mio. Tutto suo. E anche questo è mio, e anche questo è mio. E voglio anche questo. Sì, più o meno. In tutto ciò il Portogallo è ancora alleato dell'Austria e non posso papparmelo. Che due scatole. Che il Portogallo è mio, ovviamente. Ah, madonna, come ci arrivo lì? Non farmi scherzi, eh. No, che ti faccio scherzi? Mi stanno per uscire i ribelli ad Angara. Ho visto dove stanno, cioè... nell'estrema Siberia. Oh mio Dio. Sì, vabbè, aspetta. No, che cioè, sta a nord dei Ming, praticamente. Come faccio ad assassinare l'erede? 2-0-0, il mio erede. Finalmente. 2-0-0. Il mio è 6-1-2, che casca a fagiolo, perché io voglio fare idee amministrative dopo. Vuopo. Ma che due. E poi tra parentesi, duopo e adesso sono arrivato al livello delle amministrative. E non so se mi convenga prima abbassare la administrative efficiency o meno.
Però le amministrative ci stanno tutte. A sto punto faccio le economiche. Potrei farle religiose per il famoso discorso Puoi farlo però in del morale, quelle morale. religiose, no? Però, No, effettivamente non è sinceramente, male. forse è meglio un Sì. po' di soldi, eh. Guarda, io mi sono votato molto sulle militaristiche perché avevo paura, perché avevi una qualità molto più alta della mia. Adesso sono un po' più tranquillo. Però ovviamente se tu ti butti su qualcos'altro di militare, io devo fare un po' i salti mortali. O semplicemente mi farmi il segno della croce. Una delle due. Allora, tu hai molto più manpower di me comunque. Eh beh, quello sì, per tutti i territori che ho. Perché a te il tuo force limit è un po' pompato dalle colonie, quindi un poco artificiosamente, quello c'è da dirlo. Io Ah, invece già, ho poca ecco. roba. Capito. Come rivoluzione a Bari? Oh. Rivolte a Bari. State scherzando. Ok, il French Columbia, quindi potremmo 501. espanderlo. Perché la Colombia è in guerra contro il Giappone. Sì, possiamo farlo. Possiamo Mentre arrivo là farlo. si sono Ok, appena presi si tutta la Siberia, sti stronzi. Allora, Appena sistemiamo il Messico, Colombia. conscription sent. A proposito, Tu ancora continui a tranquillissimo. farne? Sei a Cosa? 501. Force limit militare. Non ci ho guardato. No, com'è Eh sì, possibile? No, non sto facendo niente. mi hai superato. Ah, no, ma sto costruendo sempre le cose, le scatoline, le baracche. Non ho Eh ancora certo. finito. No, a parte che ormai credo di essere arrivato a regime, non sto scherzando, credo una volta quando avrò fatto tipo in Toscana, penso di aver fatto tutto. Tutto. Ok. Sì, quindi questo Almeno dovrebbe questo essere il mi mio massimo. tranquillizza. Poi ho l'idea l'ho già sbloccata, poi ho la policy. Che eventualmente, se proprio me la vedo brutta, mi dà più 15%, quindi un'altra 50-60. Sì, però poi costano, quindi vediamo. Vediamo. Intanto, io adesso in America ho un parco giochi. Hai una policy per il Proprio force limit. Interessante, non ho mai si visto una cosa che chiama chiamano offensive. si chiama Depend Relies on the Sword. E se hai le diplomatiche e la quantità. Aumenti la diplomatic reputation di 1 e il land force limit del 15%. La penna si basa sulla spada, qualcosa del genere. Si fa forza con la spada. Io non Se ce l'ho. policy. No, perché non fai mai le diplomatiche. Ai ai ai. Ai 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 amici. Aspetta, E le prossime non so cosa fare. sono al Sì, sono massimo con i distrutto. punti militari. Posso sempre fare questo? Sviluppo. Sì, Vabbè, potrei tocca. pigliare un paio di uno, ne posso pigliare. O no? Quanti leader posso avere in questo momento? Se me lo dicesse, sto gioco di merda. Dov'è queste? Forse è meglio queste. Boh. Ok, non male. Chi lo sa? Vabbè, ce li teniamo e facciamo comunque per un po' di sviluppo. Come va con... Sì. Sviluppo militare. Ok, tolgo la pausa, giusto? Vado? Vai, 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 certo. Tolgo? Ok, no, che ne so, perché le ultime Togli, volte togli, togli. No, no, stavi togli. indaffarato. Ok, credo di essere rimasto in pace troppo a lungo. No, non ci credo. Volevo dichiarare guerra alla Colombia. Il Giappone è appena Esatto. sbarcato con 23.000 In uomini, Giappone addirittura. Setsugun guidati da Mihito Kikuchi a Panama. Se tu vai su Panama adesso è giapponese. Sono Lo giapponese. giuro. Scusate, ma io da quando è che sono in tregua con gli ottomani? Che è finita la tregua con gli ottomani?
Ma sono giapponese. No, ma vaffanculo, scusami, ma porco cane. Niente, mi hanno fatto sono giapponese e niente. Finisce così. Maria Antonietta, Abbassi advisor di un attimo la corte. velocità. Sì. Ci pigliamo l'advisor di corte Maria Antonietta, avanti. Cazzo sta. Ah, Deep Your Reputation. Invece che... Perfetto. Bene, fantastico. Grazie, grazie Giappone. È proprio... Ancora, French Mexico c'è all'interno del conflitto, ma vaffanculo. Allora, in Europa potrei dichiarare guerra a nessuno perché l'Austria praticamente mi dà fastidio. Sia in Portogallo. Non c'è niente più in Europa. Non Non c'è più c'è niente, niente no. più. Tutto ciò che posso attaccare, che confina con me, è sotto l'influenza austriaca. Quindi o l'America o l'Africa. Oppure tu, ma se attacco tu mi fai il culo perché devo prendere Varsavia e onestamente faccio un po' fatica ad arrivarci. Vai, disciplina più 5. Recovera armi morale più 5. Vabbè, E poi adesso con attacco pure le queste belle policy, idee. ma a quel punto. No, no, non ci arriva Tipo Varsavia, oddio. land attrition e così via, cioè. Che bello. Non vedo l'ora di fare una passeggiata in Lituania con la Land Attrition aumentata. Siamo a velocità 2 per un motivo particolare? Ce lo siamo Sì, mi dimenticata. sto preparando a Ok. agli ottomani. Mani, mani, mani. Ok. Posso di nuovo Comunque. mettere Brandeburgo come rivale? Mannaggia lì, babà. Cioè, sono in tregua? Mi sa di sì, perché abbiamo fatto una mega guerra poco tempo fa. Sì, sono in tregua. E chi possiamo mettere pure? Fa vedere. Boemia. Ok, la posso attaccare? No, perché l'Austria l'aiuterebbe. Vabbè, come non detto. Boemia, con chi è alleata? Alleata con qualcuno che l'Austria non aiuterebbe, tipo Pomerania? L'Austria aiuterebbe. Poi Navajo con chi sono alleati? Con Piva. Questi li Sassonia? faccio fuori. L'Austria aiuterebbe. Cioè, ormai l'Austria aiuta tutti. No, questo è veramente un amore. È un amore. Ti giuro, mai vista una nazione così bella come l'Austria. Vediamo la cosa rosa più lunga del mondo. Non ti stai espandendo tipo in Kamchatka? No, assolutamente. Tu che Ah, stai no, facendo perché le non hai colonie idea, pure là? scusa. No, 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 no. Troppo lontano, tra parentesi, quindi non potrei. Ma stavo pensando che tu Vabbè, pensavo che tu potresti. avessi. Se Ammazzi i usi la coreani Russia, e fai una colonia. hai un colono gratis, ma ovviamente tu non sei la Sì, Russia, lo quindi so, non lo so. puoi andare a No. colonizzare. La Russia non esiste. No. Troppo per loro, no. Invece la Borgogna Ah. esiste, ragazzi, bisogna trovare un... No, è vassalla dell'Austria! In pietà! È vassalla, bastardi, quanto vi odio austriaci. Prima della fine della partita attacco l'Austria. Allora, piuttosto aspetto il 1819 e vado a prendere Vienna e guarda, ci faccio un parcheggio. Dopo questo affronto che hanno vassalizzato la Borgogna. Borgogna non ha Vabbè, diritto di potresti attaccare il esistere. Portogallo diritto. E ti trovi contro l'Austria, vedi? Io quasi quasi lo Sì, faccio. sì. Sì. Adesso vedi, guarda, questi austriaci hanno proprio rotto le palle. Come si permettono? Comunque, velocità 2, cioè andare dal Centro America ai Navaco ci ho messo tipo 2 ore. Di grandi Vabbè, ti guardi distanze Grand americane. Canyon. Esatto. Mi sono proprio visto in questa situazione, esatto. Willy il coyote.
No, io stavo per attaccare gli ottomani, poi mi sono svegliato e mi sono reso conto che non ho le navi qua sotto. Un attimino pericoloso attaccarli senza navi. Teias con chi? Ah, Teias è vuota. Allora ce l'hanno di quello, Teias, vai. Ok, stanno rientrando. Stoccolma. C'è una policy per l'arresto, tipo, no? Che io No. sappia, no. Ok. Guardali. La Nuova Bisanzio qua si è fatta i claim sulle province Ottomane. ottomane, sì. Però a me sa che conviene sempre comunque l'imperialismo, perché alla fine Beh, abbassa il quando si costo per sviluppa tutto. l'imperialismo, credo che l'unica cosa migliore sia il nazionalismo, che però ce l'hai Sì. solo se la nazione nemica condivide la tua cultura. Tipo, se Sì. sei Brandenburg, attacchi una nazione tedesca, eccetera. Allora lì ti costano la metà, se no imperialismo sempre. Certo. Questa è la mia Yes. idea. Ma il nazionismo si sblocca comunque più avanti, no? Sempre insieme a proprio all'imperialismo, se non erro. Più o meno in questo periodo, sì, a metà del 700. Finalmente il French Mexico inizia un pochino a darsi una regolata, perché. Facciamo così, diamogli un po' di sussidi, poca roba, ma magari 5 ducati al mese. Così per pagarsi le sigarette. No, perché vedo che hanno iniziato a fare adesso l'esercito, cioè non posso gestire io Ottomani a tutte le volte. 159.000 uomini, non è possibile. Ancora Comunque insistono. Panama è ancora giapponese. Scusa se insisto su questa cosa, ma. Cioè, quando io volevo Ti attaccare ha la scioccato, Colombia. dico. E no, mi hanno bloccato, cioè non posso attaccare la Colombia perché la prima provincia che devo prendere è quella. Cioè, mi sento un pochino perculato, non so. Ah, boom, Ottomans. Ma sono ancora in Di piedi sti nuovo. ottomani, cioè sti re di vivi. Gli ottomani, proprio. Vabbè, troppo tardi. Ah, che scatoli. Niente, qui ho i bug con gli eserciti, non riesco a rilasciarli. Va bene, aspettiamo, non cambia nulla. 4 febbraio 20. Oh, arriva prima lui, non è possibile. Allora, vediamo un po'. Chi sono i ricconi? Wichita e Tupinamba. Ok. È Gennaro, c'è pure Gennaro? No, Gennaro non c'è. C'è solo Wichita e Tupinamba. Vabbè, ottomani hanno 4,7 di morale. Tipo come nel 1480. Donna, stanno Come gli inglesi quando messi li avevo in maluccio. base. Male, male, male. Come? Ci servono più soldi. Io sono giapponese, qui hanno occupato, poi sono spariti. Beh, vaffanculo. Sti giappa. No!
La California. Ah, sono in tregua. Ci sono le prugne buone. Sono in tregua con i californiani in un post. Della serie vai a cagare. Ci sono, esatto, esatto. Aspetta, io arrivato. Ok. Madre, vista brutta, eh. Chi era che mi diceva che io, se non avessi sbloccato le idee di esplorazione a inizio partita, avrei perso tutte le colonie e quindi ero un pazzo? Mi piacerebbe trovare quel commento un attimo per... Tipo, spare... sono Diego, ti spiego. Allora. Adesso sono Diego, lo facciamo okay. Con questi tizi. E come Pima, no? Volete che vi lasci... Poveri. Ah, perché mi hanno preso una provincia. Simpaticissimi. E adesso vi asfalto. In amore, dici. Simpatici proprio. Guarda gli ottomani incazzati con tipo 100.000 uomini. 150 tutti qua l'hanno portati, eh. Non stavi a fare un'altra guerra ottomano? Ho appena ottenuto l'evento Elan per 10 anni più 15% di morale. La cosa bella è che la parte scritta sotto è Go for the eyes, mira gli occhi. Non so se è una citazione involontaria di Baldur's Gate, ma era proprio la frase di Minsk, che aveva un criceto, era un ranger con un criceto, e tutte le volte che attaccavi gridava Minsk, go for the eyes, boo. E c'era il criceto che attaccava non gli occhi. Credo sia involontario, anzi, cioè loro le fanno queste cose. Secondo me è una citazione, perché go for the eyes, boo, è troppo famosa per chi ha giocato quel titolo. Ok, Pima non esiste più, ne sentiremo la mancanza, però è un po' la catena alimentare. E Navaccio non hanno neanche un soldo bucato. Va bene, quindi Navaco me li pippo così. Tutto in Messico, tanto i messicani tranquillissimi, hanno un overextension che fa luce, ma il Giappone è ancora dove era prima, quindi va bene. Che vi devo dire, ragazzi? E la Colombia l'attacchiamo al prossimo episodio. È la Colombia dopo Pasqua. La Colombia pasquale, questa... Questo no, questo non l'aspettavo. Mi è spiazzato più di quella volta che mi hai dichiarato guerra. Ma tu mi hai dichiarato guerra in corso di questa partita o sono sempre stato io che mi sono fatto del male da solo? Quando... Sempre stato te. Sì, no, una volta... Sì. No, mi sono messo in una guerra senza legge, diciamo. E poi, vabbè, quella volta che ti ho dichiarato guerra, però dopo 30 secondi, dopo aver realizzato di avere mezzo punto contro, abbiamo... Sì. Però abbiamo, poi quella non siamo ripartiti. No, ma proprio nella partita, quella classica, non... Non mi hai mai dichiarato guerra per primo? No, sono un pavido, a quanto pare. È suonato il... No. Ah no, un minuto. Suonata la campana? Mamma mia. Non ancora, però... Io a questo punto attacco la Louisiana. La zia Louisiana. Con imperialismo. E questi si attaccano al piffero. E con fare tronfio pure. Come Donald Trump. Andremo a costruire un muro tra il Messico e la Louisiana. Però il muro questa volta sarà... Se lo pagheranno quelli della Louisiana. È un po' la storia del contrario. Secondo me se Donald Trump giocasse a Europa Universalis sceglierebbe gli ottomani e farebbe la World Conquest. Eh no, perché sono musulmani, non credo. Avrebbe qualche problema. Ah, cazzo, è vero! No, poi figlio, se scegli... No, poi implode. No, sceglierebbe... Cazzo, chi cazzo sceglierebbe Donald Trump? Gli spagnoli. Quindi, inquisizione a go-go, colonizzazione senza etica e morale, distruggendo qualsiasi cosa che si muove. Eh sì, e questa volta è suonata la campana. Perché suona la campana? Allora, devo soltanto aspettare di aver finito
un po' di navi commerciali. Questo sempre mi dimentico dove le devo mandare, no. Metto subito una. Devo fare una cosa. Se no, il bug che non mi manda le navi a Genova. Rinforzo un po' il mio commercio a Genova. Adesso l'80%. Con queste navi dovrei salire ancora di più. E sono soldi. Prova a lasciarla ancora un po' a view perché non si è capito. Forse sono andato a sveglia. Aspetta un No, attimo. ho fatto nulla io. Ero attento a. Mi è sembrato di sentire una sveglia. Un gatto? Sembra 150.000 più di uomini una sveglia. addosso mi ha tirato ad Aleppo. Che miseria. Se facessi take capital Varsava, mi trovo contro i Ming, l'Austria, l'Imperium Marisba e la vera Bisanzia. No, non posso, perché la vera Bisanzia non posso sfidarla. Cazzo, è la vera. Cioè, No. diffidate delle imitazioni. Vabbè, t'ho fatto Niente, mi doppia tocca. citazione, dai. Sì, no, Di due fantastico. tue Questo è serie. veramente. Poi ti mando via PayPal i 10 euro che ci siamo accordati. Va bene. Ok, qui la Louisiana sarà una guerra lunga e pericolosa. Oh, finalmente. Ho una colonia. Ah, ecco perché il Papa si incazza sempre, perché gli faccio le colonie col trattato di Tortellino, Tordesillas. Tordesillas, ecco perché. E io ho anche la missione solidifica le relazioni col Papa. Sì, gli ho tagliato mezza Italia e gli sto colonizzando Non ho mai tutto. capito perché Sicuro che ne Arumba sono indietro. dice Tordesillas, una cosa del genere, Tordellas, Perché gli non so americani come hanno fanno una a pronuncia dello sbagliare. spagnolo, perché ha Sì, vabbè, ho competenza capito. linguistica di un criceto. Devi Ma pure sentire quando quando dice le fa. Quando province italiane. Cioè, dice poi tu. tutto. Artoi? Quelle Cioè, che italiane. cavolo, dai. Artois la sanno tutti, cioè non è una parola impossibile, non c'è bisogno di aver studiato il francese. Novara, Cioè. Novara, Parma, Modena. Breschia. Come si fa a leggere Modena Breschia, Brescia. dico Che io? cazzo ne so. Beh, probabilmente quando io leggo tipo le province, non so, cinesi, ma neanche quelle cinesi, soltanto quelle che hai tu, tipo in lituano, Latgallia, Sì, ho Polock, capito. Però parliamo Smolensk. di cose francesi, ma manco champagne sanno dire. Cioè, pure con quello si incriccano. Cioè, pure con Senti. quello si incriccano, non è possibile. Devo fare una petizione. Arumba impara il francese, se no niente. Sì. Impara le lingue. Come disse Oscar Wilde, no? Gli americani dovrebbero imparare una lingua straniera. Ad esempio, potrebbero cominciare dall'inglese. Non la Che sapevo, però è una bastardo. panza stronza, ma molto bella. Molto, molto bella. Tanto io non ho iscritti americani, quindi posso permetterlo. Sì. È caduta Cicimacca? No, come si chiama questa? Citimaccia. Benissimo. Chi A ti questo manda? punto la Louisiana. A questo punto la Louisiana è roba nostra, è cosa nostra. Quasi. Ma è Cosa finita dici? la puntata, no? Facciamo l'episodio di 30 Aspetta! minuti o No, devi aspettare perché tipo gli ottomani mi sono venuti incazzati addosso con 178.000 uomini un attimo. Però le prendono sempre e 170. all'acremente. Sì, ma non erano tutti loro, mi sa, perché forse venivano cazzuti con altri alleati di altre guerre, Perché fanno queste probabilmente. Però tutti cose? qua. A volte lì ha fa Perché? sti conti sbagliati, cioè tipo conteggia È un felino. gente che sta in altre guerre come se fossero a loro uso e consumo. Ah, ho capito. Comunque l'ottomano non ne vuole sapere, torna, rimbalza qua, rimbalza contro il muro, praticamente il doppio del loro morale, eh. Cioè. Wow. Not bad at Vabbè, all. possiamo fermarlo così magari penso pure alle idee che devo fare in futuro. Probabilmente prenderò Io qualcosa sono a di amministrativo, 9,09 tipo di morale. economiche. Ti devo attaccare adesso, 15 Economico. anni.
Se ti attacco nei prossimi 15 anni, questo 15%. Però devo arrivare a Varsavia. 15 anni Mamma hai. mia, 15 anni di Elan, ne Quanto sono cavolo ero? passati un paio, fai 13. Aspetta che te lo Io dico, te lo quanto ho di dico subito. morale? Cattolic Empire. 7.8, però potrei diventare difensore della fede e vediamo se ho un aiutante. No, non c'è. No, ne 67, cazzo, 9 anni. Tempo vola. Quindi probabilmente erano 10, non erano 15, ho detto, ma Sì, 15% infatti il mi sembra morale, sì, troppo. 10 anni. 9 anni ho. 9.9 c'hai di morale? Yes. 9.9? Porca miseria. Aspetta. 9.09, 09, 9.09. Ah, ok, quindi 9. 9.1, 9. ok. Devo capire cosa fare. Ma hai messo pure qualche policy, mi sa, tu per il morale, perché è troppo alto per essere solo un evento. No, non ne ho. Però fammi vedere se ne ho. No, non Io ne ho non per ne il ho, morale. purtroppo. Ho quella che aumenta la velocità di recupero, però cioè, non mi cambia un cazzo. Posso aumentare il force limit, due Vabbè, mi scale. potresti attaccare al momento con praticamente io starei in difetto di un bel po', starei in difetto di 0.7 di morale. Però Insomma, potrei quasi un provare o punto, eh. ad attaccare. Attacco gli Imperium Maris Baltici sbarcando ad Akershus. Però mi ricorda una delle mie manovre che non è finita molto bene. Vabbè, Agassus, sono Lasciamo stato perdere. attento con i stati clienti a non dargli isole. Hai E fatto poi bene. gli ho dato come capitale dove c'era già un forte, almeno un minimo. Hai fatto bene. E Vera Bizanzia, anche questa è un Un po' incalcata minimo. perché devo sbarcare da Napoli. È complicato. Va bene, dai. Ah. Io saluto i ragazzi e così rimarrò una notte insonne a pensare a cosa combinare. Anche se tutto Va sommato la bene. conquista di tutta l'America non mi spiace. Alla prossima. Infatti. Ciao, alla prossima.